Vabbè tutti ragazzi, sono Sivido, ci siamo nel nostro video. Oggi ragazzi siamo qui tornati con la mia pelata. Oggi siamo qui ragazzi tornati con un nuovissimo video parodia. Oggi però, come avete visto nell'ultimo video, che se ancora non avete visto ragazzi ve lo lascio qui o qui, non mi ricordo. Basta schiacciare la i, l'andate a vedere. Oppure ve lo lascio qui sotto in descrizione. Mi conviene sputare sta gomma. Ecco fatto. Oggi ragazzi siamo qui tornati con una nuovissima parodia di i miei regali di San Valentino. Però prima di iniziare, come detto nel video precedente, che vi ricordo, se non avete visto, cliccate il link qui sotto in descrizione. Che siccome YouTube in questo periodo sta facendo letteralmente schifo, a molti di voi, anzi metà canale, non è inviato la notifica. Quindi vi invito a schiacciare la campanellina che si trova vicino al tasto iscriviti. Ah, vi lascio qui un screen così capite dove cliccare la campanellina. Vabbè. A parte questo, andrò a salutare gli ultimi 5 che hanno indovinato la parola che ho inserito nel video precedente. Perché sì ragazzi, dal video precedente in poi, quindi anche in questo video, ci sarà una parola che apparirà qui, da qualche parte nel video. Non vi dirò assolutamente quando, e i primi che andranno a scrivere appunto la parola saranno salutati da me. Quindi saluto Galina Angelova. Scusa se non ho pronunciato bene il nome, comunque ciao. Cassandra Chessa, quindi un bacione, non so se è Chessa o Cessa, però credo sia più Chessa. Ilaria Toso, un bacione Ilaria, un bacio. Maria Miele, quindi bella be Miele, un bacione. E per ultimo, ma non per importanza, Chiara Brescia. Quindi ragazzi, se anche voi volete essere salutati in un mio video, scrivete qui sotto nei commenti la parola che vedete apparire qui. Comunque la parola nello scorso video era medaglia, per chi non se ne fosse accorto. E per coloro che mi seguono su Instagram sanno già perché ho messo la parola medaglia. Quindi se non lo sapete e non mi seguite su Instagram, cosa assolutamente da non fare, perché dovete seguirmi, Sivi_show_official. Però prima di iniziare sistemo il mio nuovo coso che ho comprato, che avete visto nello scorso video. L'ho comprato con voi in diretta, quindi è sghere. Siccome siamo in tema regali, quindi siamo anche in tema vestiti, oggi sono qui per mostrarvi un'applicazione davvero molto molto carina per condividere i vostri outfit ai vostri funz. Questa applicazione si chiama 21 Buttons. Ragazzi, è un'applicazione che serve appunto a condividere il proprio outfit con i propri fans. Parte 2, l'ho detto già prima, però è sghere. Come potete vedere questo, ragazzi, è il mio profilo. Io mi chiamo Sivi_show su 21 Buttons. Molto originale. Vi lascio il link per seguirmi qui sotto nella descrizione. Mi raccomando, seguitemi per vedere i miei fantastici outfit. Io sono il guru dello stile, figa. Ma no, pistola, eh. Ve la spiego in breve. Condividi per condividere... per condividere il proprio outfit. Ad esempio andrò a prendere questa foto qui, metto continua. Dopodiché clicco sul capo che vorrei taggare, ad esempio vorrei taggare le mie fantastiche scarpe. Metto anche il colore, per questo metto il giallo. E le mie sono delle scarpe della Vans. Quindi andiamo a cercare Vans e sghere, eccola qua. Allora le mie scarpe sono, eccole qua, queste qui, tagga. E così ragazzi andate ad attaccare tutti quanti i vostri capi. Una volta finito di taggare, io per adesso ho attaccato tanto le scarpe, però poi voi andate ad attaccare la felpa, il giacchetto, la faccia. Mettete una descrizione, quindi io metto e sghere, che novità, che è la la la. Poi cliccate condividi e così il vostro outfit andrà a finire online. Io adesso andrò a fare gli esempi con delle foto che ho già pubblicato. Come potete vedere qui c'è la mia foto dove ho taggato sia le cuffiette che la maglietta, che i pantaloncini, che le scarpe. Dopodiché, se io ad esempio voglio andare ad acquistare un capo, facciamo finta che adesso io mi trasformo in una o in uno di voi. Vedo questa foto, mi piacciono le scarpe, clicco sulle scarpe. Metto visita al sito web. 21 Buttons in questo modo vi indirizzerà direttamente alla pagina dove comprare il vostro capo. E voi qui ragazzi comprate appunto tutto quello che volete comprare. In più se tipo non avete i soldi al momento, oppure volete comprarvi qualche altro capo, ovviamente indossato da Sivi Show, dopo se un domani lo dovete andare ad acquistare, basta cliccare salva, così in questo modo il vostro capo verrà salvato in una sezione. Ma vederla insieme. Create appunto la vostra sezione, qui metto esghere esghere privacy, potete anche metterla privata. E come dovete andare a vedere, nella sezione guardaroba vi apparirà la foto da voi salvata. Poi qui appunto dovete vedere scopri look buttoners, fatta molto bene, in modo molto semplice da capire, e quindi questo era quello che volevo dirvi. Mi raccomando, per scaricare 21 Buttons vi lascio il link qui sotto nella descrizione, in più vi lascio anche il link del mio profilo di 21 Buttons dove caricherò ragazzi i miei outfit.
almeno due outfit a settimana ve li carico, dai. Detto questo, passati 47 anni, possiamo finalmente iniziare la nostra parodia parodiosa. Ragazzi, Anvedio, un'altra pelatona come me. Ragazzi, sta facendo tutto da sola. Il video dei miei regali di San Valentino. Bene così, ragazzi, questa bambina avrà tipo 47 anni, meno di me, però lei un ragazzo ce l'ha. Ma perché è aperto il fuoco? Che cazzo, che è successo? Come sono persa? Anche se ce ne sono solo due. Due ragazzi o due regali? Non fa niente. Non fa niente. Cioè, almeno due regali ce l'hai, io manco quelli ho ricevuto. Vabbè, manco un pacchetto di cioccolati da mia madre, manco quello ho ricevuto. Manco quello. Io ho ricevuto questo, questo pigiama ho ricevuto da mia madre. Non ho ricevuto manco un cioccolatino. Non ho niente da fare. Manco io, zia. Cioè, quindi, cioè, a parte stare su 21 Battle. Allora, alle 4. Alle 4? Cioè, da specificare il numero, perché uno dice alle 4, uno dice alle 4. O alle 4. Allora, alle 4. A Ridimolo, alle 4. Alle 4. Alle 4. Vado. Vado. Io vado adesso, guarda, zia. Ma hai stufato, mi hai detto 4 volte. 4 e ancora non ho capito cosa devi fare. Aspettate che prendo il regalo. Aspettate, ma qui l'altro c'è la tartrafa, no? Aspettate. Ho avuto regalato. Ho avuto regalato. Va bene. No, va bene. Ho avuto regalato. Ho avuto regalato. Manco io parlo così. Ed è grave se lei riesce a parlare più male di me. Questo coniglietto. Ma che carino. Che carino. E lei non apprezza, che schifo, veramente. Brava. Con un vicino ho i baci di Perugina. Che porca miseria, quei baci di Perugina, raga, uno costa tipo 1,20 €. Cioè, non per fare i tirchi, perché c'è, però 1,20 €, un quadrino grande quanto il mio dito, cioè. Erano attaccati a questo nastro. E questo me l'ha fatto la mia migliore amica. Sono un attimo destabilizzata, cioè mi aspettavo che gli avessi fatto il ragazzo, non la mia amica. No. Io invece vorrei che qualcuno mi regalasse lei, ok? Lei, cioè, alla fine, o lei, o ancora meglio lei, cioè, non è, cioè, no, cioè, alla fine vengono, cioè, regali, cioè, un regalino un po'. Mi prego, regalato, davanti. Alessia Scippa. Ciao Ale, se stai guardando questo video. Ciao Ale, se stai guardando. Questo video dove faccio vedere i miei regali di San Valentino, quando in realtà i miei regali, ma fatti a mia amica mia, manco ragazzi, però vabbè. Un bacio enorme, hola un bacio. Hola un beso, un beso. Un beso enorme. Ah! E vabbè, io mi sono rimasti due. Vabbè, io mi sono rimasti. Perché già ne ho mangiati due. Che birbona! Mi sono uscita. Oh, qua di Roma c'è solo una. Cacqua. Due frasi molto belle. Perciò mi piace sfogliare i baci Perugina. Mi piace sfogliare i baci Perugina. Ma che libro! Mi piace sfogliare i baci Perugina. Sì, ma che cazzo. Fermatela, fermatela. Ma poi raga, cioè, guardate. Guardate come mi si è bloccata. Oggi me la fa morire, me la fa morire proprio, me la fa proprio morire. Proprio per le frasi. Gli piace sfogliare i baci Perugina per le frasi. Abbiamo capito che c'è un libro. L'ultima volta nulla. Scusate. Scusate, mi sono fatta prendere dal momento. E vabbè, questo bellissimo orsetto. Questo bellissimo orsetto. Porca miseria. Ho capito che non sa distinguere un cioccolatino dal libro, non sa distinguere l'italiano dall'arabo, però almeno un coniglio da nonno. Che gli darò un nome, poi Davide. Davide. Il mio fidanzato. Ah, ma Davide è il ragazzo, hai capito? Allora c'è sto Cristiano, io ho detto boh, la mia amica boh. Se sei fidanzato. Sì, mio ragazzo, aspetta, quando siamo messi insieme, ieri? Prima, comunque il mio ragazzo. Il fidanzato. Il mio fidanzato, mamma non lo sa, però mi raccomando, non glielo dite a mamma che sennò so botte. Mi ha fatto questa scatolina. Ma che carino! Pure qua la scatolina, porca miseria, quei cioccolatini dentro costerà 27 euro.
E ha scritto buon San Valentino per il mio amore. Per il mio amore, che ci conosciamo da ieri, però. Ciao mio amore, mio cuore. Un bacio. Ciao Davide! Dietro tutte le stelline. Ma perché compare ogni tanto sto fuoco? Ancora non riesco a capire, fra. Una lettera. Una lettera! E poi. Ma perché c'è sto fuoco di mezzo? Che odio, ma dopo che rottura! Poi mi ha fatto questo anello. Questo anello. Questo. Quello, lo vedete? Ecco qua. E questo braccialetto. Ecco. Vedi cosa succede a fare la... Con il suo nome. Ha scritto sempre lui. È diventata depressa. Cioè il ragazzo, ragazzi, gli ha fatto un regalo. Il mio amico gli ha regalato i cioccolini a 47 euro l'uno. E te sta ancora a fare la depressa. Molto bello. Molto. Molto. Bello. Comunque ora vi saluto. Un bacio. Finito. Ora sento. Un bacio. Basta, finito. Comunque ragazzi, diciamo che per oggi era tutto. Spero che questa parodia in qualche modo vi sia piaciuta. Mi sono molto ma molto ma molto divertita a girare questa parodia. Quindi niente ragazzi, mi raccomando, stalkeratemi specialmente su 21 Buttons, link qui sotto in descrizione. E anche su tutti quanti gli altri social network, che trovate sempre il link sotto in descrizione. Se non siete iscritti, iscrivetevi all'altro, belli. E niente ragazzi, andiamo su io. A presto, bacio belli, ciao.